E a questo punto, come già annunciato più volte, ci colleghiamo con il dottor Raffaele Morelli. Ci sono molti temi, vogliamo sollecitarlo naturalmente anche sulle ultime questioni del nostro paese, sulla pancia degli italiani, e poi c'è il nuovo numero di Rizza, quello di marzo, che è già in tutte le edicole e che si intitola "Scelgo di stare bene, qualsiasi cosa succeda, devi prenderti cura di te", quindi vogliamo approfondire un po'. Allora, siamo pronti col dottor Morelli. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno a te. Senti, te lo chiediamo, senza farti fare l'editorialista politico, per carità, però che paese hai visto? Tu, insomma, lavori con l'anima delle persone, ma sei uno a cui piace guardare anche il paese, il contesto, la società in cui tutti viviamo. E allora, che cosa ti ha sorpreso, non ti ha sorpreso, come vedi l'Italia di adesso, anche le differenze geografiche di cui abbiamo parlato molto stamattina? Quello che avete detto voi, la verità è che ci stiamo muovendo a macchia di leopardo. Cosa vuol dire a macchia di leopardo? Che la sensazione di essere un corpo unico incomincia a svanire sempre di più, quindi da un lato c'è gente che assume posizioni senza alcuna preparazione, bisogna dirle le cose, la verità. C'è gente che non ha mai lavorato, che non conosce niente della politica e quindi che può sparare qualsiasi cosa, perché se non conosco posso dire qualsiasi cosa. Dall'altro lato chi urla più forte e parla di operazioni che non sono realizzabili acquisisce voti. Insomma, non siamo molto lontani da certi periodi in cui io sentivo un vescovo ieri che diceva una sciocchezza terrificante, che diceva il popolo non sbaglia mai, il popolo ha una grande saggezza. No, il popolo quando è trascinato da emotività, da spinte caotiche, senza ragionare, non soltanto sbaglia, ma fa nascere i peggiori pensieri che la storia ha avuto. Quindi il popolo sbaglia tanto, sbaglia spesso, e sbagliano i leader quando propongono cose di cui nemmeno loro stessi sanno di che cosa parlano. Adesso come potrà governare chi non ha la minima esperienza di governo? Vedremo, Raffaele, questo lo vedremo. Però vogliamo chiederti un'altra cosa. C'è una parola che spesso è utilizzata anche nel gergo del tuo mestiere, ma anche nel gergo politico, che è la parola stabilità. Come si può chiedere ad un paese di trovare una stabilità, quindi un equilibrio politico, quando in realtà alberga dentro di noi spesso un'instabilità che nasce sia dai sentimenti, sia dall'umore, ma anche a volte dal credo politico? Ecco, esiste la possibilità di trovare una stabilità interiore anche dal punto di vista delle idee? Ma guarda, la stabilità spesso corrisponde alla parola staticità, e quindi diciamo che, ritornando al discorso politico, molti dei nostri politici tradizionali non si sono accorti che nel paese c'era una grande instabilità. L'instabilità non è negativa, perché l'instabilità può determinare dei cambiamenti significativi. Quando è negativa l'instabilità? Quando in qualche modo non è posizionata su dei saperi. Noi abbiamo bisogno di sapere delle cose, abbiamo bisogno di alcune certezze. E le certezze da cosa vengono? Da sapere, dalle cose che conosci, no? Un contadino non si sognerebbe mai di piantare il melograno a gennaio, no? Quindi dobbiamo sapere come ci muoviamo, dove andiamo, cos'è il futuro, quali sono le regole del gioco, anche contro questo continuare a contestare l'Europa, no? Questo continuamente dirci noi siamo diversi, abbiamo un debito folle, no? Come puoi pensare che crei stabilità se non correggi gli squilibri che sono stati creati in anni e anni di errori, no? E quindi il problema grande è che l'instabilità può essere utile per preparare il nuovo divenire. Tieni presente che il nostro cervello, Pierluigi, il nostro corpo è costituito da centinaia di triliardi di cellule che stanno in equilibrio. Il cervello è posato sulla scatola cranica in un equilibrio perfetto, non è ed è un equilibrio di movimento di tutto il nostro corpo, il fegato, il cuore, i polmoni, la milza, questi centinaia di triliardi di cellule danzano insieme in un equilibrio perfetto, in un continuo movimento, in un continuo divenire. Quindi la stabilità vera è il divenire, è il... Se vuoi capire bene il concetto di stabilità e di equilibrio, lo vedi nel giorno e nella notte, nei ritmi, nella primavera. Sarebbe folle che noi d'estate andassimo vestiti con il paltò, no? E questo ti fa capire che noi dobbiamo adeguarci al ritmo del cambiamento, però il cambiamento ha delle regole, ha dei codici.
gli uomini della terra da sempre si sono seduti sulla tradizione, si sono seduti sul divenire, ma il divenire deve avere sempre la certezza di rimettere sempre le cose a posto, no? Quindi oggi che cosa non funziona nel paese, no? Che cosa possiamo fare per farlo funzionare? E poi tutte le cellule del corpo si comportano all'unisono, niente separa il fegato dal cuore, no? Non separa lo spazio, ma uno spazio in cui stanno insieme. Noi siamo un paese che non sta insieme, siamo un paese con istanze completamente differenti, qualcuno vuole una cosa, qualcuno un'altra ancora, qualcuno si illude. Il più grande pericolo della stabilità per Luigi è l'illusione, l'idea di credere che se qualcuno ti dice che se si fa così le cose si rimetteranno a posto e tu ci credi, e a quel punto entri in un film dove difficilmente ne uscirai. Come possiamo pensare di, se seguiamo la campagna elettorale, di fare le cose che ci sono state promesse? E allora ci siamo illusi, l'illusione è il nemico della stabilità. Ma questo anche nelle, personalmente per ciascuno di noi, illusioni e aspettative sono i nostri nemici peggiori. Sì, guarda, questo numero di diritto di questo mese che è dedicato al scelgo di stare bene, no? Qualsiasi cosa succede tu dicevi, devo prendere cura di me, ci sono dei codici dentro di noi, no? Nella relazione, per esempio, parlare molto dei problemi complica la relazione. Con me stesso, il continuare a dirmi che non vado bene, mi fa star male. Con me stesso, scegliere quando dici io sono fatto così, non è vero. Tu hai scelto di te uno spazio. Ecco l'importanza del cambiamento, della modificazione, della novità. Il cervello è un continuo interrotta immissione del nostro divenire. Cioè il nostro cervello continua a creare Raffaele, la Giusi, eccetera, con delle caratteristiche che lui ha ben chiare. Quindi dentro di me c'è qualcosa che mi accompagna per la vita verso il mio destino. È che noi siamo impregnati in realtà del pensiero altrui, quindi se vuoi scegliere di star bene devi incominciare a staccarti dal pensiero altrui. Cioè, oggi c'è questa moda di star sempre tutti insieme, di parlarsi sempre, di dirsi sempre delle cose, e il silenzio, che è uno dei più grandi farmaci che esistono, non lo usiamo più, siamo troppo lontani dal silenzio. E siamo pieni di paure. Non c'è stata un'epoca così piena di paure come la nostra. Non vero, questo è vero, questo è vero. Un'ultima domanda, Raffaele. Visto che parlavi, ci riaggancio all'attualità, delle tu le definite illusioni, legate molto alle promesse della campagna elettorale. Qui in Non Stop News abbiamo fatto non so quante giornate a sottolineare i rischi di promesse roboanti. Volevo chiederti un'ultima battuta sulla disillusione, perché è, come dire, una sensazione. Potrebbe essere protagonista dei mesi a venire. Ma vedi Fulvio, io ti seguo anche la domenica mattina, no? L'indignato speciale. E la disillusione ce l'ha insegnata la storia. Abbiamo visto nella storia quando popoli illusi poi si sono accorti che in realtà sono stati condotti verso catastrofi. E nella disillusione diventavano aggressivi, violenti. Le promesse che non vengono mantenute scatenano violenze, scatenano rabbie e scatenano purtroppo la distruzione degli stessi leader che adesso si sentono super vittoriosi e che cantano l'inno della vittoria. Che cosa è stato vinto? Che cosa è stato vinto? Cosa c'è da festeggiare? No? Si festeggia se noi riusciamo a risolvere i problemi, se no non c'è niente da festeggiare. E la disillusione si trasforma sempre in rabbia e distruzione. Purtroppo la storia ce l'ha insegnato, ma noi ce lo siamo dimenticati. Guardate, non dimentichiamoci mai una cosa importante, che quando noi identifichiamo un nemico, questo l'ha insegnato molto bene a Eco, l'hanno insegnato tanti scrittori, tanti autori, quando noi vogliamo creare un corpo unico, noi la prima cosa che facciamo è creiamo un nemico, no? Come è stato fatto con gli ebrei, no? Gli ebrei erano nel 90% poveri, eppure i tedeschi, i fascisti hanno attribuito agli ebrei la rovina economica del loro paese, che non c'entrava assolutamente niente. Nel vedere il nemico, se il nemico è lui, i nostri problemi non ci sono. Noi siamo forti, siamo bravi, siamo un corpo unico, siamo vincenti. E quindi non c'è niente da festeggiare, c'è semplicemente da riflettere su come faremo, noi che abbiamo cantato, no? L'inno, no? L'inno del nemico che è lo Stato, del nemico che è il popolo, del nemico che sono gli altri partiti, noi come faremo a fare accordi oggi? E come faremo soprattutto a dare tutti i soldi che abbiamo promesso? Come faremo a fare tutto questo? Ecco, la disillusione alle porte, ma la disillusione è chi l'ha creata, tieni presente che non saprà poi scavalcarla, come purtroppo la storia ci ha insegnato. Staremo a vedere, Raffaele, grazie per essere stato con noi e buona giornata. Un abbraccio a tutti.